Allora, mister, una grande prestazione oggi, un 1-0, direi un buonissimo, soprattutto un buonissimo primo tempo, una grande fase di non possesso, devo dire, perché davvero molto compatti, davvero un grande lavoro anche dei tre lì davanti, poi quando siete riusciti a ripartire, comunque siete riusciti sempre, quasi sempre a far male, forse si poteva anche rimpiovare un pochino. Ah, sai, partite sono sempre difficili, la semifinale, la partita è sempre stata una partita difficile. Secondo il primo tempo, secondo me, abbiamo fatto molto bene, dove comunque potevamo avere noi l'occasione per andare 2-0, il gol del fuorigioco, ma non per il fuorigioco, potevamo gestire meglio quell'azione lì. Secondo tempo ci siamo un po' abbassati, un po' per scelta, un po' per anche loro, chiaramente stavano perdendo e spingevano, a quel punto lì è chiaro che potevamo concretizzare meglio qualche occasione di contropiede, soprattutto nell'ultimo passaggio. Poi loro hanno avuto l'occasione del palo, ma noi abbiamo preso la traversa con Saviozzi, quindi alla fine anche come pali abbiamo fatto le stesse cose. Potevamo concretizzare meglio qualche contropiede, però ci siamo abbassati un po', però non hanno avuto grandissime occasioni dal lato, cioè voglio dire, solo la punizione che è stata ben calciata, però come occasione di partita non ne ha avute tante. Sì, soprattutto che in primo tempo loro nel finale le occasioni le ha create un po' sui calci piazzati, no? Comunque queste belle palle tagliate di Faedo che vi hanno messo un pochino di difficoltà. No, no, ma certo, se poi la qualità di chi va a battere sono buone, è normale che puoi rischiare, però ti dico, la squadra ha fatto la partita che doveva fare, compatta, abbiamo avuto, sì, Babliu oggi ha giocato molto bene, però su quell'azione lì, se è un po' più esperto, va lui in porta e magari fa lui il 2-0 che il primo tempo ci poteva stare. Secondo tempo ci siamo abbassati un po' per noi, per volontà nostra, un po' perché loro perdendo dovevano spingere, speravo mettendo poi Macagno e Durante in qualche contropiede di potergli fare male, forse abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, però vabbè, ci sta. Sì, anche lì hai cambiato un po' anche l'assetto tattico ovviamente. Sì, sì, certo. E ti chiedo l'ultima sulle condizioni di Saviozzi. Ha preso una botta, vediamo, sai, speriamo che possa riprendersi, perché per noi il capitano, speriamo che ci sia, perché per noi è un giocatore importante.